Io credo che sia importante guardarsi dall'interno, ma anche guardare che cosa gli altri vedono di noi. Poi c'è un dato molto banale ed è che Magnum è un'agenzia nella quale sono transitati fotografi di tutto il mondo, gli italiani sono stati inizialmente pochi, oggi sono di più, e quindi è anche un dato banalmente storico. Però sicuramente il fatto di vedere come gli altri ci vedono e ci hanno visto in anni passati credo sia molto divertente. Senza dubbio la fotografia cambia come tutte le forme di espressione, naturalmente non è mai sempre uguale a se stessa, sente la società, sente quello che succede intorno a noi, e i fotografi sono in particolare dei sismografi straordinari del mondo, e quindi non semplicemente lo riprendono ma anche lo reinventano, e lo reinventano attraverso le loro immagini e il loro linguaggio. Allora, questa iniziativa è innanzitutto il proseguimento di un percorso iniziato già un paio d'anni fa con il distretto turistico della Venezia Orientale, che è un'importante realtà che promuove iniziative di tipo culturale nel nostro territorio. Ha l'obiettivo di valorizzare tutto il territorio del Porto Guarese San Donatese, partendo dalle spiagge e arrivando all'entroterra. Terreno e località nelle quali la Banca per Alpi San Biagio si ritrova, perché è il suo luogo di naturale insediamento, e di conseguenza con l'iniziativa che promuove la banca, con la distribuzione degli utili attraverso la beneficenza, supporta queste realtà e danno lustro al territorio che è di nostra competenza. Porto Guarno è una città d'arte da sempre, ha con sé già importanti enti che portano alla conoscenza di tutta la popolazione, non solo Porto Guarnese ma anche del mandamento e anche oltre, per esempio la musica. Noi abbiamo grandi mostre di pittura, grandi mostre di scultura, manca la quarta forma d'arte che è la fotografia, e su questo cominciamo bene con l'Italia di Magnum.